Dibattito aperto sulla tassa di soggiorno a Polignano, idea lanciata dall'amministrazione comunale che ha incontrato gli operatori, i quali, costituiti in associazione, respingono al mittente la proposta. Il presidente Roberto Frugis scrive in una nota che Polignano, allo stato attuale, non offre servizi al turismo che giustificano la tassa. Prima bisogna porre in essere alcuni interventi, continua la nota, a cominciare dai parcheggi, bus navetta, accessi al mare. Dalla nuova amministrazione, scrive Frugis, ci si aspetta una buona spending review ed un bilancio 2013 che dimostri quanto il turismo sia fondamentale per questa giunta. No secco quindi all'imposta di soggiorno già praticata in comuni come Alberobello e Ostuni. Dal canto suo il sindaco, che detiene anche la delega al turismo, precisa che la tassa sarebbe stata introdotta solo di comune accordo con gli operatori. Tuttavia Domenico Vitto non risparmia frecciate. Non mi risulta che sia stato speso un solo euro negli anni scorsi in turismo, dice al nostro taccuino. La mia era solo una proposta per accelerare lo sviluppo in questo settore. Appena insediato, continua Vitto, ho dato incarico per il piano spiagge. In 5 anni non è stato fatto. Mi sembra quindi che l'impegno ci sia. Senza tassa di soggiorno faremo diversamente per attuare il nostro programma nel turismo, nonostante i forti tagli statali. Di certo non aumenterò le tasse ai miei cittadini già provati da questa crisi. Nelle idee filtrate si parlava di una tassa oscillante tra i 50 centesimi e un euro a persona, esentati i ragazzi fino ai 16 anni e imposta pagata solo nei primi 4 giorni di permanenza. Le risorse introitate sarebbero state blindate per i servizi al turismo. Dopo il no degli operatori non se ne farà più nulla.